La statua di Bacco, attualmente conservata nel Museo archeologico di Cagliari, è stata ritrovata nel 1978 nell'edificio termale di Viale Trieste, dove nel 1904 era stata ritrovata anche una statua acefala raffigurante il dio. Bacco è raffigurato frontalmente in posizione stante. Il corpo segue un andamento sinuoso, con il peso che scarica sulla gamba destra e l'anca destra conseguentemente in fuori. Riporta forti abrasioni su occhi, naso e bocca, con sostanziali danni alla mano destra, a cui mancano indice e medio. È completamente assente la mano sinistra, insieme alla testa della pantera alla sua sinistra, raffigurata con la zampa anteriore destra sollevata. Altri attributi tipici di Bacco, oltre alla pantera, animale consacrato al dio, sono la corona dei tre vite che gli cinge il capo, il tirso, il timpano e il serpente. Il serpente, animale sotto cui aspetto il dio e talvolta raffigurato, e il timpano, strumento a percussione tipico del culto orgiastico, sono raffigurati sul tronco nodoso a cui Bacco appoggia il lato destro. Il sacro tirso, retto dalla mano destra, è il bastone rituale attribuito al suo culto, avvolto da edere e vite, sormontato da una pigna e solitamente di legno vario. Purtroppo è giunta fino a noi solo una porzione dell'impugnatura. Il capo, incorniciato dalla corona vegetale, è cinto da una fascia, detta tenia. Ha i capelli raccolti dietro, con due lunghe ciocche libere che cadono sulle spalle. Pensiamo risalga al secondo secolo d.C., perché il panneggio del mantello e la corona vegetale rimandano a un colorismo molto ricercato durante l'età antonina. Il mantello, affibbiato sulla spalla destra, copre il petto, risale sulla spalla sinistra, avvolge il dorso e ricade sul braccio destro.